È venuto a trovarci qui in studio Fabrizio Bergamo, rappresentante RSU della Ditec, un'azienda che ormai da parecchi mesi sta vivendo un'agonia, l'azienda che la direzione ha deciso di spostare l'azienda nonostante funzioni benissimo all'estero perché così paga meno tasse e guadagna di più. È un fulmine a ciel sereno, è stato un fulmine a ciel sereno quando è accaduto alcuni mesi fa. Ora da tempo insomma, questi operai stanno dandosi da fare. Stanno cercando la solidarietà di tutto il paese e da 129 che erano adesso sono rimasti in 102 perché insomma qualcuno si è dato da fare, ha trovato lavoro, però insomma Fabrizio Bergamo ancora la situazione è piuttosto disperata, no? È disperata, la vedo anche nella faccia dei lavoratori che ormai non ci credono più a niente perché hanno detto, con tutta questa lotta che abbiamo fatto, siamo stati addirittura in Comunità Europea con due interpellanze di Taviani e Zanoni per la delocalizzazione, perché il nostro problema è la delocalizzazione, ci portano via la produzione che era un'eccellenza nel nostro territorio, anche perché le porte automatiche sono andate a Marcon e l'azienda è 35 anni che era attiva e la stiamo vedendo che sta. Praticamente si sta distruggendo. Non c'è la speranza che qualcuno rilevi l'azienda perché in realtà la direzione si porterà via la produzione, no? In realtà il problema nostro è stato questo, non è in vendita praticamente il marchio, è in vendita solo il capannone, ma gli imprenditori abbiamo fatto vari tentativi in tutto il Veneto, ma non si è fatto avanti nessuno perché non c'è niente da comprare alla fine. Cosa può prendere un imprenditore? Abbiamo fatto appello anche agli imprenditori su altri settori che noi siamo disposti a essere ricollocati, non si è fatto vivo nessuno, siamo a 16 mesi, 6 aprile, che siamo qua e non sappiamo ancora se dureremo ancora per molto, ci hanno detto che comunque questo è l'anno finale, non ci hanno dato una data, ma sentiamo e vediamo all'interno dell'azienda che il lavoro sta scemando e la gente è sempre più preoccupata. Ecco, siete tutti specializzati, no? Quindi voglio dire, perdere per voi il lavoro significherebbe anche per il mercato del lavoro stesso perdere delle figure particolarmente qualificate. Certo, purtroppo adesso uscendo dal mondo del lavoro in questa situazione, non ritrovando ricollocamento, si perde anche la manualità. Ed è peccato perché gli automatismi nel Veneto hanno diverse realtà, ma purtroppo, ripeto, noi essendo in vendita l'azienda, non si sono fatti avanti. Speriamo che qualcuno ci senta, la Confindustria anche ieri ha annunciato che metteva in palio un premio, anzi quattro premi in particolare per gli imprenditori particolarmente creativi, quindi magari forse c'è anche qualche speranza anche per voi. Avete fatto anche un appello, so che state preparando un appello per il Papa. Sì, stiamo preparando un appello per Papa Francesco che spediremo a fine settimana, è un DVD che circa dura un'ora, è tutta la storia nostra, c'è la veglia del patriarca Moraglia sul lavoro fatta a maggio dell'anno scorso, ci sono tre passaggi delle autorità, la Francesca Zaccariotto ha fatto un videomessaggio spiegando la drammaticità della provincia di Venezia, ormai abbiamo il 12% di disoccupazione, quindi è una cosa veramente brutta. Poi c'è Paolino Danna, l'assessore, ha fatto anche lui, il consigliere Dalcin, un appello, la sindaca Insomma, di Quarto d'Altino, la la Silvia sindaca che poi Conte, ovviamente si è che noi spesa, ringraziamo sempre certo. perché è sempre davanti con noi a lottare per questa cosa. Questo è l'ultimo, spero che non sia l'ultimo, io sono un tipo abbastanza che ci credo fino Diciamo, all'ultimo. Finché Televenezia ha dato appunto il suo contributo con sì, questa intervista. ringrazio anche. Speriamo bene che qualcosa si muova. Speriamo che qualcosa si muova. Adesso speriamo di essere accolti da Papa Francesco. Non lo facciamo solo per noi, perché lo abbiamo ribadito anche nel DVD, ma lo facciamo per l'intero mondo del lavoro, specialmente per la provincia di Venezia, che è sotto un treno, diciamo. Grazie Fabrizio Di Bergamo. niente.